giorno. Oggi vedremo forse per l'ennesima volta i saloni affrescati, anzi con le tempere di Duilio Campellotti, ma ci soffermeremo in particolare sulla Sala del Camino. Nella Sala del Camino il Campellotti ha fatto un'operazione straordinaria, ha immaginato che questa sala diventasse un terrazzo con una esedra sostenuta da quattro pilastri angolari, e da questo terrazzo lui ha immaginato di vedere il paesaggio del territorio ragusano a 360 gradi. Una cosa meravigliosa, perfettamente corrispondente alla realtà topografica. Ha rappresentato anche la Ragusa che si stava costruendo. Siamo nel 1933. Incominciando da questa piazza, già Ugo Tarchi, che era stato chiamato come consulente artistico dal Filippo Pennavari nel 28, immediatamente dopo la proclamazione del 27 a capoluogo di provincia, praticamente questa piazza doveva essere ad esempio la piazza dei comizi e doveva essere modificata proprio per essere in funzione con quello a cui era destinata. Il ponte, c'era un progetto del ponte nuovo che doveva essere fabbricato già nel 30 dell'ingegnere Giorgio Schembari Perriero, il quale praticamente lo pensò in cemento armato. Quindi il Campellotti, nel pensare alla Ragusa nuova, si riferisce a quello che si stava pensando nel 1930.